Ascoltami bene. Di al tuo capo che non può licenziarmi. Io sono il diavolo, porco il cazzo! Non osare ripetermi queste cagate! Sai benissimo che sono io il più grande pervertito di questo fottutissimo mondo e che gli umani sono solo dei rotti in confronto a me! Non mi hanno affatto superato! Non provare a riattaccarmi in faccia, bastardo! Lecca culo! Pronto? Pronto? Cazzo! Vaffanculo! Mi ci vorrebbe una bella scopata. Ehi, bellezza! Non è che me ne porteresti un altro? Signore, non dovrebbe bere così tanto. E io bevo quanto cazzo voglio, ok? Lo sai chi sono io, eh? Lo sai? Vediamo, mi lasci indovinare. Napoleone? Gesù di Nazareth? Non parlarmi di Gesù, ti prego. Non ora che suo padre mi ha licenziato perché non sono abbastanza vizioso. Allora sei Ratzinger? No. Ma ci sei andata vicino. Non mi dire, sei il diavolo. Brava, cocca. Ci hai preso in pieno. E anche tu hai l'aria di essere una gran sporcacciona. Perché non facciamo una seduta intensiva di scambio liquidi? Non pensarci nemmeno. Sono lesbica. Ah, ok, ok. Nessun problema. Non ho niente contro le lesbiche che tra l'altro ho inventato io per far incazzare il buon Dio. Ho inventato che la masturbazione, sai? Non mi dire. Dovresti ringraziarmi per questo e per tante altre cose. Tipo? Sentiamo. Hai presente Las Vegas, anni 90? I trenini interrazziali in Vaticano, la pioggia dorata, i massaggi con happy ending e le dita nel culo mentre stai per venire. Comunque io sono Mary. Mi dispiace che sei stato licenziato. Chi avrebbe mai detto che esiste il licenziamento negli inferi? Se non hai dove andare puoi stare da noi per un po'. Stavamo cercando un coinquilino di... singolare. Ehi, dimmi Mary, sei lesbica quanto? Per te al 100%. Lo dicevo che la Terra è un posto del cazzo. Devil Lou, la serie TV che ogni vero pervertito dovrebbe guardare. Fantastico! Dal produttore al consumatore.